A questo punto cedo la parola alle persone che animeranno la prima sessione del convegno dedicata ai quadri generali che vedrà la presidenza della professoressa Lucia Ceci e il contributo come relatori di Massimiliano Crisci e Vezio De Lucia. Vi do soltanto dei velocissimi consigli di carattere tecnico per poter seguire anche in modo interattivo, questo convegno. Si possono fare domande ai relatori attraverso, la chat presente, su Facebook e, per chi non vuole usare la chat di Facebook e vuole fare una domanda, si può scrivere una mail, agli indirizzi michele.colucci@ismed.cnr.it, stefano.gallo@ismed.cnr.it, francesco.difilippo@ismed.cnr.it. Trovate comunque sui materiali web i nostri indirizzi, eventualmente per porci domande che verranno poi girate dalla regia, ai relatori, e quindi buon convegno a tutte e a tutti. Prendo la parola. Allora, Grazie. buongiorno a tutte e a tutti. Grazie Michele, ringrazio gli organizzatori per l'invito e mi congratulo con loro per aver immaginato e realizzato una iniziativa come questa, sforzandosi di adattarne via via la formulazione alle condizioni che mutavano. Ma ecco, un altro elemento che ho apprezzato e apprezzo moltissimo, e che è stato appena ricordato da Michele, è la volontà e la capacità di coinvolgere le istituzioni, biblioteche presenti sul territorio urbano dal centro alla periferia. Generalmente la periferia, in questo tipo di iniziative, di eventi culturali, è piuttosto trascurata. Vedo in questa scelta un elemento importante da valorizzare. Circa un mese e mezzo fa a Roma Capitale è stata ricordata, forse in uno degli ultimi convegni che si sono svolti in presenza, per diversi giorni in luoghi differenti della città, dalla sala consiliare del Campidoglio allo Sturzo, alla Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea. Il focus in quel caso era su Roma come centro di scambi culturali e religiosi, con una periodizzazione che dal 1870 si fermava al 1915, alle soglie del primo con l'ingresso dell'Italia in guerra. Ecco, ci troviamo ora dinanzi ad una periodizzazione molto ambiziosa, anche questa è una bella sfida che oggi arriva al 1945, ma che in prospettiva nel progetto, come abbiamo sentito, arriva al XXI secolo. Gli spostamenti di persone, spesso quando si parla di Roma, ci si concentra sugli intellettuali, sui diplomatici, sui religiosi, sugli esuli, che nel corso dei secoli hanno occupato un ruolo tutt'altro che irrilevante, proprio per la natura della città. Ecco, l'idea di analizzare la storia della città attraverso il prisma specifico degli ingressi, dei flussi, delle generazioni, dei lavori, è importante, come ha ricordato anche Michele, come è stato ricordato anche in altri interventi, non solo per comprendere i caratteri di questa città, che per il patrimonio archeologico e anche per essere la sede del papato è da secoli una città globale, no? Ma diventa l'occasione per comprendere meglio il paese, la storia italiana. Si tratta dunque di fare il punto, non solo, su Roma, ma, sulla storia italiana inserita nella storia
del Mediterraneo e nella storia globale con uno sguardo di lungo periodo. Il convegno si apre appunto con uno sguardo lungo sullo sviluppo demografico e sull'evoluzione urbanistica. Questa sezione ha infatti come titolo Roma e le migrazioni, i caratteri di lungo periodo. Romperà il ghiaccio Massimiliano Crisci, ricercatore presso l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR, demografo con un approccio interdisciplinare, si occupa di mobilità territoriale in ambito urbano e su demografia e migrazioni nell'area romana ha pubblicato numerosi lavori a livello nazionale e internazionale. Ecco, partire dalla demografia mi sembra una scelta quanto mai opportuna, solida sul piano metodologico, storiografico. Crisci ci aiuterà a capire, consentitemi di chiudere con una battuta, quando e come si definiscono le condizioni che troviamo espresse in un modo di dire, non so, penso che risalga agli anni 60 a Roma, no? Quel modo di dire che recita: a Roma dei romani siamo rimasti in tre, io, Fratemo e Pepper Barese. Chiedo ai relatori di restare nei tempi che gli sono stati assegnati, perché ci sono molte persone collegate da diverse parti d'Italia che come possono fare domande in chat, e quindi è bello avere poi un secondo giro di interventi dopo le loro relazioni. Do dunque la parola a Massimo Crisci, che ci parlerà dello sviluppo demografico. Grazie. Grazie alla professoressa Ceci e grazie agli organizzatori di questo convegno, la Rete delle Biblioteche di Roma e i colleghi dell'ISMED. In particolare, appunto, complimenti per la tenacia con la quale sono riusciti, comunque, malgrado tutte le contrarietà, a organizzare questa iniziativa. Ora vado a caricare la mia presentazione, che eccoci qui. Come detto dalla professoressa Ceci, non so, ecco, metto le mani avanti, non so se riuscirò a rispondere al suo quesito, ma comunque, ecco, diciamo che tenterò in questo breve intervento. Mi occuperò appunto dello sviluppo demografico, l'aspetto demografico delle migrazioni nell'area romana. Per questo motivo, chiaramente il mio approccio sarà di base quantitativo, quindi farò utilizzo di dati censuari e anagrafici, iscrizioni e cancellazioni anagrafiche. Chiaramente tutti noi conosciamo i limiti di queste fonti, quindi le sottostime dei dati sulle immigrazioni, quindi non tutti gli immigrati sono sempre soliti iscriversi in anagrafe. E sappiamo anche che sono sottostimati le emigrazioni, perché spesso le persone se ne vanno, lasciano la città senza darne notizia agli uffici amministrativi. Malgrado ciò, comunque, sicuramente i dati che sono in grado di presentarvi possono offrire uno spaccato e dei cenni interessanti per delineare i caratteri, appunto, di lungo periodo di questo dello sviluppo demografico delle migrazioni nell'area. Sicuramente saranno gli interventi che seguiranno il mio nella mattinata e nel pomeriggio, andranno poi a utilmente integrare questo, diciamo, questo scheletro, questa struttura quantitativa che vi fornirò adesso, appunto, con approcci più qualitativi, storici, urbanistici. Intanto vorrei partire, ecco, visto comunque il progetto Un respiro sui tutti i 150 anni di storia dal 1870 al 2020 ad oggi,
anche se oggi appunto ci limiteremo al periodo fino alla Seconda Guerra Mondiale. E vorrei intanto ecco, mostrare qual è stato il contributo delle immigrazioni sulla crescita della popolazione nell'arco di questi 150 anni. Come potete vedere, ecco, la curva nera, diciamo, è abbastanza chiara nel mostrare appunto un processo costante di crescita della popolazione a Roma, quindi un processo di urbanizzazione generato da flussi nazionali, quindi non internazionali come in questi ultimi anni. Possiamo vedere come appunto si parte dai circa 200.000 residenti del 1871, via per avere un primo raddoppio all'inizio del XX secolo, arrivare ai 600.000 residenti circa negli anni 20 e poi un nuovo raddoppio a metà degli anni 30, in pieno periodo fascista, quando la popolazione raggiunge il 1.200.000 residenti. E questa corsa, diciamo, che raggiunge uno stop alla fine degli anni 60, inizio anni 70, quando la popolazione romana raggiunge 2.800.000 residenti. A quel punto, ecco, diciamo che il territorio del Comune di Roma smette, diciamo, di veder crescere la propria popolazione residente, ma appunto questa, diciamo, è un'ottica che non ci permette di cogliere quello che accade realmente, ovvero sia una diffusione residenziale, una metropolizzazione del processo di crescita demografica della città. Quindi Roma cresce fuori dai propri confini. E tanto è vero che fra gli anni 70 ed oggi le aree, diciamo il resto della provincia, ecco, gli altri 120 comuni della provincia hanno guadagnato quasi 800.000 residenti. Quindi questa stagnazione che vediamo e anche decremento in alcune fasi appunto è legato soltanto al territorio appunto del comune di Roma. Per quanto riguarda il peso della dinamica migratoria in particolare, si può notare come all'inizio della fine 800, quindi all'inizio della vicenda migratoria di Roma Capitale, l'intera, il 100% della crescita demografica era dovuta appunto alle migrazioni. Questo anche perché all'epoca la popolazione romana era ancora sbilanciata, diciamo, aveva una struttura ancora sbilanciata a favore degli uomini, e le migrazioni familiari erano ancora scarse, ecco, questo lo vedremo rapidamente tra poco. Poi via via si ha una normalizzazione anche della struttura demografica della popolazione romana, quindi anche la dinamica naturale guadagna peso, ma quella migratoria, come potete vedere, appunto va via via decrescendo, ma rimane comunque consistente fino agli anni 60, al di sopra del 50%. Quello che poi accade nell'ultimo mezzo secolo, oltre alla diffusione urbana e quindi alla crescita delle città al di fuori dei propri confini, sono ovviamente le migrazioni internazionali. Questa è la grande novità. Quindi il passaggio, diciamo, del nostro paese dall'essere un paese di immigrazione a un paese di immigrazioni, anche se negli ultimi anni, diciamo, ecco, le migrazioni stanno prendendo piede, ma ecco, diciamo, in forme differenti rispetto a un tempo. Alle immigrazioni dall'estero, dalle migrazioni internazionali, si deve la crescita degli ultimi due decenni. Come potete vedere, gli ultimi due istogrammi indicano un 100% di crescita migratoria, appunto, di crescita demografica dovuta alle migrazioni. Ma ecco, un'ultima notazione, ecco, va fatta rispetto anche a un nuovo processo interno all'area metropolitana, del quale poi magari parleremo soprattutto in occasione del prossimo convegno, a giugno, quando si parlerà più strettamente di questa fase. Quindi un processo di riurbanizzazione in atto nella città compatta di Roma, che rappresenta una grossa novità rispetto dopo circa 40 anni di sprovo. Ma andiamo oltre. Quello che abbiamo visto nel grafico precedente, ecco, una crescita pressoché costante
nasconde invece forti discontinuità. Ecco, adesso non lasciatevi spaventare da questo. Da questa sorta di elettrocardiogramma impazzito, diciamo. Qui abbiamo, adesso via via vi andrò a spiegare le varie fasi di questi che sono i saldi migratori per 1.000 residenti. Abbiamo tre fasi: la fase prima della breccia di Porta Pia, diciamo i 20 anni precedenti, l'età liberale e il periodo fascista. Ho voluto inserire anche, analizzare la fase precedente. Il 1870 per evidenziare come ci fosse già una crescita migratoria in atto a partire anche dagli anni, soprattutto dal decennio immediatamente precedente. Questa crescita fu dovuta sicuramente all'annessione di ampie porzioni dello Stato Pontificio, quindi in particolare, vedete, nel 1861 c'è un picco dei saldi migratori. Vicino al 60 per mille giunge il saldo migratorio, dovuto proprio ai rientri, diciamo, agli ingressi a Roma di molte persone che appunto vivevano nei territori annessi al Regno d'Italia. Ma questa crescita continua anche negli anni successivi ed è prodotta e facilitata anche dall'introduzione delle ferrovie. Nello Stato Pontificio da parte di Pio IX. Introduzione che avrà effetti importanti anche in seguito nel periodo che più ci interessa. Quindi, comunque, all'epoca, diciamo, anche i braccianti giungevano a Roma con un biglietto di terza classe del treno. Ecco, quindi erano facilitati a raggiungere la città. Quindi, come dire, il raggio di attrazione della città inizia ad espandersi già in questa fase. In età liberale, diciamo immediatamente con la proclamazione della città a capitale, abbiamo una crescita delle migrazioni, soprattutto appunto con il trasferimento delle strutture amministrative e quindi del relativo personale da Firenze, capitale momentanea, a Roma. In seguito poi però già intorno al 1880 si ha un calo che è dovuto agli alti fitti della città che quindi scoraggiavano un trasferimento e nonché al fatto che si ha una stagnazione dei trasferimenti in quanto a causa della malaria della quale ha già parlato Corbellini nell'introduzione, nei saluti iniziali, diciamo che c'è una certa riluttanza da parte delle famiglie a riunirsi in città, quindi emigrava solitamente il maschio, quindi il marito o il padre, e la famiglia, diciamo che ecco, non sempre raggiungeva immediatamente il consorte. Cosa succede? Però a questo punto interviene anche lo Stato, interviene. Come dire, favorire una ripresa anche della crescita edilizia della città che si andava interrompendo, e quindi si ha questo picco, appunto, intorno al picco che si ha nel 1887, e rappresentato proprio dalla febbre edilizia, questo boom speculativo che. Appunto, a partire dal 1887 si sgonfierà implacabilmente, e da lì il crollo del saldo migratorio intorno già al 1890, e chiusure di migliaia di cantieri, trasferimenti forzati di immigrati ormai disoccupati, e da lì una sostanziale comunque tenuta delle migrazioni su livelli consistenti. Sebbene comunque, ecco, vedete, il saldo è anche leggermente inferiore rispetto alla fase pre-1870. Tuttavia, questa crisi edilizia, ecco, lascerà, diciamo, un segno importante per almeno un decennio, rispetto alla crescita proprio, ma ne parlerà meglio sicuramente, De Lucia che mi seguirà fra poco. E in seguito, diciamo, fino al primo conflitto mondiale. Le migrazioni procedono, ma ecco, senza che la città riesca a definire un suo
una sua, un suo progetto di crescita a livello produttivo. Ecco, diciamo che i migranti sembrano raggiungere la città quasi più per inerzia, per sfuggire alla fame presente nelle campagne. D'altro lato, questi livelli bassi delle migrazioni sono spiegabili anche con il fatto che ci troviamo in quella che è stata definita l'era della prima globalizzazione, durante la quale l'Italia diventa uno dei più grandi paesi di emigrazione internazionale. Ecco, ci accorgiamo dell'importanza di questo aspetto, quindi il fatto che la forte crescita demografica che c'era stata nel paese a cavallo del 1900, appunto, una forma di riesce a scaricarsi, diciamo, attraverso queste migrazioni internazionali. Migrazioni internazionali che dopo la prima guerra mondiale, a seguito di leggi normative restrittive da parte degli Stati Uniti, ad esempio, l'introduzione delle quote per le migrazioni, comportano quindi un calo delle migrazioni stesse, che ha, come si può notare, una immediata caduta anche sulle immigrazioni dirette a Roma, quindi c'è una forte crescita delle stesse, dovuto al fatto che soprattutto dal meridione si ha una diversificazione, dell'area di destinazione dei flussi. Ecco, vorrei far notare anche, appunto, infine il forte calo del saldo migratorio, che arriva su livelli negativi chiaramente intorno al 44-45, l'epoca di Roma città aperta, durante la quale, appunto, molti abbandonarono la città. Appunto, da dove venivano gli immigrati? Quali erano le aree di provenienza? Ecco, sicuramente il Lazio nel periodo che consideriamo ha rappresentato un importante bacino migratorio, sebbene meno forte rispetto ad altre aree urbane come Milano. Ecco. Diciamo che Roma era in grado di diversificare maggiormente le provenienze dei flussi migratori. Via via, nel corso degli anni, dal 1886 e gli anni 30, che sono i periodi che qua teniamo in considerazione, si ha quindi una crescita proprio, appunto, del raggio di azione, che possiamo notare in particolare una meridionalizzazione dei flussi. Possiamo notare, ad esempio, che la percentuale delle immigrazioni provenienti dalla Calabria e dalla Sicilia mostra un costante incremento. Alla fine, negli ultimi decenni del XIX secolo, le immigrazioni provenienti dal nord Italia erano comunque anche più consistenti rispetto a quelle provenienti dal sud. Questo anche per motivazioni legate proprio ai collegamenti, ecco quel discorso che facevamo in precedenza. Motivo per cui anche le aree, dell'Italia centrale erano le privilegiate di provenienza dei flussi diretti verso Roma. Un aspetto, ecco, che va considerato è il fatto, appunto, gli ingressi dall'estero fossero, appunto, molto scarsi e marginali. In particolare, poi si trattava spesso di italiani che rimpatriavano, quindi le migrazioni internazionali di stranieri, avevano un ruolo molto marginale, in questa in epoca sia liberale che nel periodo fascista. Le professioni degli immigrati, appunto, forniscono sicuramente un utile proxy, ecco, per avere un'idea di quale fosse la struttura produttiva della città nel periodo che stiamo considerando. Ecco, intanto si può notare come, ecco, sia una terziarizzazione dei flussi, nel senso che possiamo vedere come nel 1886 la quota dei contadini tra gli immigrati, vicino al 20%, era maggiore di quella degli impiegati, sia pubblici che privati e dei militari.
Quindi questo naturalmente va a cambiare, questo fenomeno va a mutare rapidamente. Già nel 1913 i contadini peseranno solo per il 3%, mancano i dati per gli anni successivi, ma insomma rimaniamo sempre su quell'ordine di grandezza. E un altro aspetto interessante appunto è la polarizzazione tra elite borghesi e ceti subordinati, nel senso che in particolare durante l'era fascista, come il personale di servizio, gli immigrati che giungevano in città come personale di servizio andassero ad aumentare. Quindi in particolare negli anni 30 un immigrato su 5 veniva a svolgere il lavoro di domestico, di facchino in città, e parallelamente anche benestanti e religiosi andavano ad accrescere la loro presenza. E allo stesso tempo si aveva una contrazione sia degli imprenditori che dei salariati, quindi delle classi produttive, qualcosa che non può essere visto come un elemento positivo rispetto anche alla capacità di fornire buoni lavori stabili agli immigrati e alla popolazione della città. Per quanto riguarda la struttura per età, qui vi mostro tre piramidi dell'età. A sinistra ogni piramide mostra la struttura per età degli uomini e a destra quella delle donne. E nel 1871 è evidente uno sbilanciamento della struttura per età a favore degli uomini, e anche perché all'epoca gli immigrati, i lavori che erano offerti agli immigrati erano soprattutto di fatica, si parlava quindi di lavori nei campi o in campo edile, già all'epoca, durante gli anni 60 dell'Ottocento. E via via, nel corso degli anni, si ha appunto una normalizzazione della struttura per età, un riequilibrio di genere, e come possiamo vedere dalla base della piramide, la base della piramide è quella nella quale appunto vedete sono arrivati i giovanissimi, appunto si ha un allargamento della base, quindi è evidente un ringiovanimento della struttura per età. Un aspetto interessante è che nel 1921 quella protuberanza sta a indicare, corrispondente all'età 20-25 degli uomini, il fatto che ci fossero migrazioni temporanee. Qua parliamo di popolazione presente, da parte della popolazione maschile, di giovani uomini, cosa che non si aveva per le donne. Negli anni 30 invece si può notare come queste migrazioni sono anche al femminile. Infatti negli anni 30 sappiamo che molte domestiche venivano dal Veneto e dal Friuli, quindi c'è una trasformazione anche in senso femminile delle migrazioni e in senso familiare. Quindi vado a chiudere, visto che credo di avere quasi esaurito il tempo a disposizione. Quindi questa breve disamina ci evidenzia alcuni caratteri di lungo periodo delle migrazioni romane. In primo luogo possiamo rivedere come le migrazioni sicuramente si confermano come elemento fondamentale, centrale della trasformazione demografica della città. Quindi in primo luogo dal punto di vista del volume, dell'ammontare della popolazione, Roma passa da quella che è stata definita capitale paesana, dove i fienili e le aie sopravvivevano a fianco dei palazzi nobiliari. C'è un passaggio a metropoli, quindi c'è un salto di scala assoluto. Inoltre la struttura demografica si riequilibra, gli insediamenti si fanno più stabili, in quanto le famiglie si riunificano
in maniera molto maggiore rispetto a quanto avveniva alla fine dell'Ottocento. Roma esce dal suo isolamento, che era durato per secoli, al centro di questo deserto urbano, di questo agro-romano, dove il centro più prossimo era distante, centro urbano più prossimo era distante decine di chilometri. E appunto sviluppa un'attività sempre più forte nei confronti del resto del paese e assume un ruolo via via più centrale dal punto di vista migratorio nel contesto nazionale. Poi dal punto di vista produttivo è tutto un altro discorso, ma insomma ecco, qua ci limitiamo all'aspetto migratorio. Quindi a livello migratorio sicuramente Roma sviluppa un'attrattività fortissima rispetto ad altre aree urbane anche del nord. L'altro elemento è quella di discontinuità, quindi quello che abbiamo visto è una continua crescita della popolazione romana. Massimiliano, sono costretto, se riesci a chiudere in un paio di minuti, perché abbiamo già immediatamente, cioè non sentivo bene. Sì, soltanto. Quindi è appunto. Prego. No, dicevo, se riesco a chiudere in un paio di minuti, perché già abbiamo sforato ampiamente il tempo a disposizione. Scusate. Quindi appunto discontinuità del fenomeno migratorio che abbiamo visto, quindi ecco qualcosa, una crescita che non è costante, annullata da appunto fasi di espansione e fasi legate a fattori molteplici esogeni. Infine, praticamente elementi problematici, ovviamente la difficoltà che a Roma assorbire poi in maniera produttiva e dignitosa questi proponenti, e che porta appunto a una diffusa marginalità sociale, tutto appunto dovuto alla contenuta industrializzazione della città e al dominio della rendita e della speculazione edilizia. Infine, ecco una notazione, questa Roma italiana che forse pecca un po' di provincialismo rispetto alla Roma cosmopolita dei papi, e che appunto si trova, diciamo, una fase di passaggio verso quella che sarà la Roma multietnica, della quale parleremo in futuro. Grazie. Scusate se sono stato. No, grazie Massimiliano, purtroppo i tempi sono molto stretti e quindi grazie per questo quadro così, così ampio, che sarà senz'altro poi oggetto di interpretazione e discussione anche nelle sessioni successive. E, insomma, gli spunti che ha offerto sono moltissimi, modelli migratori a femminile, il rapporto tra flussi e leggi dello Stato. Poi ho una curiosità che mi tengo poi per il dibattito e te la porrò come domanda, ma vado subito a dare la parola, considerati i tempi stretti, all'architetto Vezio De Lucia, che non ha bisogno di presentazioni, essendo un personaggio pubblico ben noto per gli incarichi ricoperti a livello anche nazionale, i progetti coordinati, autore di numerosi saggi e articoli, il suo ultimo libro è del 2018 ed è dedicato a Napoli, pubblicato da Donzelli, ma il penultimo è su Roma, ha un titolo molto netto, che è già una lettura chiara, Roma disfatta. È un volume in cui l'analisi delle metamorfosi del tessuto urbano rappresenta un'occasione per riflettere sulle dinamiche del potere. Quindi siamo molto curiosi di ascoltare il suo intervento sull'evoluzione urbanistica della città. A te la parola. Grazie, grazie molte. Ringrazio gli organizzatori dell'invito. Vorrei immediatamente fare una piccola integrazione alla presentazione che ha fatto la coordinatrice, che il libro su Roma disfatta l'ho scritto insieme a Francesco Irbani, un giornalista che credo sia noto.
Ecco, io per rendere più spedita l'illustrazione delle cose che devo dire, mi avvalgo di una dozzina di diapositive che dovrebbero essere, ecco, immediatamente proiettate e che riguardano appunto alcune fasi, alcune vicende importanti per farle diventare un po' il nucleo intorno al quale sviluppiamo la nostra relazione. Andiamo avanti. Ecco, questa prima immagine, voi vedete, rappresenta la mappa della città di Roma, in cui con tre toni di grigi sempre meno intensi sono rappresentati tre anni di riferimento. La macchia nera più piccola è la Roma negli anni dell'unità d'Italia, la macchia grigia intermedia è l'espansione di Roma, più o meno in corrispondenza del censimento del 51, la terza è più o meno al censimento del 2011. Il dato impressionante, come potete vedere anche dalle rappresentazioni grafiche in basso a destra dell'immagine, il dato più impressionante, mi riferisco solo al dato totale, che fra il 2011 e il 1871 Roma cresce di circa 13 volte, mentre la crescita urbana, cioè l'espansione, il consumo del suolo, come si dice in termini così professionali, è vertiginoso, è assolutamente vertiginoso, 77 volte più ampia di com'era all'inizio. Questa è una specificità di Roma rispetto alle altre grandi città, nel senso che mentre lo sviluppo demografico, come è stato già illustrato prima, grosso modo un andamento lineare, la crescita invece dell'urbanizzazione è assolutamente appunto vertiginosa. È vertiginosa ed è indipendente dalla crescita, assolutamente indipendente. Pensate che intorno più o meno al 71 si ferma la crescita demografica. Roma non ha mai raggiunto i 3 milioni di abitanti, invece continua, indipendentemente da ogni riferimento demografico, continua la crescita del territorio fino ad arrivare agli ultimi decenni, pensate che la maggior parte dei romani tende ormai a insediarsi intorno al raccordo anulare, con densità anche assolutamente irrisorie, intorno ai 10 abitanti per ettaro, densità che non sono città, sono densità da borghi rurali, che non consentono la dotazione neanche dei servizi fondamentali ed elementari, per non parlare del sistema di trasporti, che non potrà mai soddisfare una diffusione così dilatata dell'abitato rispetto alla presenza di abitanti che lo occupano. La prossima. Ecco, questo è il piano regolatore del 1883, siamo a 13 anni dall'unità d'Italia e fino adesso, fino a quel punto, Roma non ha avuto un piano regolatore, o meglio, aveva un piano regolatore però mai approvato, mai veramente efficace. In verità anche in futuro i piani regolatori non avranno mai una grande efficacia, come più volte ha messo in luce Italo Insolera, il grande storico dell'urbanistica romana. Questa rappresentazione del piano del 1883 è molto molto chiara, mi sembra. Voi vedete che sono rappresentate con quel quadrettato, con quella a nord-est della città, sono rappresentate le espansioni immediatamente successive all'unità d'Italia, perché questo piano dell'83 riporta anche le aree già in costruzione. Questa è Piazza Indipendenza, questo è Castro Pretorio, questa è una prima espansione, come vedete, a ridosso della stazione Termini. Poi questa è Via Nazionale, Piazza della Repubblica, Via Nazionale che si sviluppa a destra e a sinistra della Via Nazionale. Poi questo grosso modo è l'Esquilino, Piazza Vittorio Emanuele,
con una vasta espansione. Le cose più interessanti sono invece le nuove previsioni. Queste erano realizzazioni già in corso. Le nuove espansioni in rosa più chiaro è invece la grande crescita dei prati della Vittoria, il quartiere Prati, che è immediatamente a ridosso al Vaticano, alle spalle della Mole Adriana, e che ha una grande piazza Cavour. Ecco, i piemontesi che collaborano alla definizione dei piani urbanistici ci tengono molto sulla base della sistemazione urbanistica di Torino a identificare alcune piazze che sono queste, come piazza Cavour, quartiere Prati, piazza Indipendenza, dell'espansione sotto il Castro Pretorio, piazza Vittorio Emanuele II del quartiere dell'Esquilino. Molto importante è la previsione di Testaccio. Testaccio sono localizzate, li vedete rappresentati correttamente con colori del blu scuro, gli impianti, dal mattatoio a tutti gli impianti relativi ai servizi cittadini, gas, acque, eccetera. C'è anche un ponte ferroviario che collega queste previsioni, diciamo, chiamiamole industriali, alla stazione di Trastevere, che era a quel tempo una stazione di testa. Importante vedere che ci sono anche delle previsioni abitative. Questa è una previsione di case per operai, nel senso che si arricchisce, si complica la struttura sociale di Roma, dall'essere inizialmente al tempo del papato soltanto aristocrazia e plebe, adesso si aggiunge l'aristocrazia, continua a stare dove stava annidata nei suoi luoghi pregiati. Abbiamo visto la realizzazione di quartieri sostanzialmente borghesi a ridosso della stazione Termini e a Prati verso il Vaticano. Questi quartieri invece destinati agli operai, la cui realizzazione poi sarà sostanzialmente quel tanto che si farà sarà fatto da cooperative stesse. Gli operai, come vedete, sono lontani dallo sviluppo della città, c'è già questa netta distinzione di classe. C'è la febbre edilizia che fa sviluppare enormemente l'attività, ne ha già riferito prima Chris Cresci, che alla quale però segue la grandissima crisi della fine degli anni Ottanta, che fino verso la fine del secolo, al secolo rallentano molto lo sviluppo della città. La successiva. Quindi, più svelto. Non si vede quello che indichi, è un po' più svelto. Ecco, la crescita di Roma, anzi più che la crescita, diciamo la configurazione della città di Roma, non è determinata soltanto dalle espansioni, ma anche dalle devastazioni che vengono fatte. Io cerco di accelerare questa mappa, fa vedere colorate in giallo alcune delle splendide, straordinarie ville che costeggiavano tutto intorno al centro storico, anche in parte all'interno del centro storico, all'interno delle mura aureliane. Furono quasi tutte, 23, in Solera cita 23 ville completamente distrutte. Mi sembra più semplice elencarvi le ville che invece sono sopravvissute, le leggete sulla a destra della mappa: sono Villa Borghese, Villa Torlonia. Villa Borghese sta qua, Villa Torlonia credo che più o meno sia questa, Villa Chigi è a ridosso della... Va bene, se non si vedono, penso che tutti sappiano più o meno dove si trovano queste ville sopravvissute. Avanti. La prossima immagine. Ecco, la prossima immagine rappresenta la più importante delle perdite, una perdita dolorosissima. La villa Boncompagni Ludovisi era la più bella villa del mondo, a detta di molti osservatori e scrittori. Questo è il confine delle mura aureliane, di sopra c'è Villa Borghese, per dire la localizzazione. Sotto è rappresentata una mappa attuale di Roma, e si vede qui abbastanza
abbastanza nettamente, questa è via Veneto, questa è Porta Pinciana, questa in alto è Porta Pinciana, c'è la grande ansa di via Veneto che poi a sud, all'estremità della carta, rappresenta piazza Barberini. La sua demolizione, che fu un grande scandalo a quel tempo, vi racconto un episodio che mi sembra significativo. Nel 1886 i proprietari della villa, la villa a quel tempo non era più di proprietà direttamente ancora della famiglia Luisi, invitò a cena il grande storico tedesco Mommsen, e a termine della cena i proprietari consegnano a Mommsen una busta di fotografie in cui erano rappresentate le meraviglie della villa Ludovisi, e Mommsen respinge il dono, l'omaggio, con questa frase che è riportata spesso in letteratura: non credevo che i principi di Santa Romana Chiesa si facessero fotografare le proprie vergogne. Andiamo avanti. Ecco, questo è il piano regolatore del 1909, probabilmente è il migliore piano regolatore che Roma ha avuto nella sua travagliata storia urbanistica. Siamo nel pieno dell'amministrazione Nathan, che, come sapete, insieme all'amministrazione forse di Luigi Pianciani, di Argan, di Luigi Petroselli, sono stati pochi bravi sindaci della storia della nostra capitale. Il piano doveva portare la città all'inizio degli anni 30 più o meno a un milione di abitanti. Fu incaricato di fare il piano il capo del genio civile di Milano, che era l'ingegnere Edmondo Saint-Just di Teulada, non appartenente. Ecco, Nathan ci tenne a evitare che fosse espressione degli interessi, o legato anche indirettamente agli interessi fondiari, che ormai controllavano abbastanza l'economia e senz'altro lo sviluppo di Roma. Interessante, voi vedete che ci sono alcune zone già cresciute, c'è per esempio al posto, poi ne parliamo un po' meglio dopo, al posto della piazza d'Armi, il quartiere Mazzini, eccetera, ma mi sembra importante sottolineare un aspetto, che è un piano che per la prima volta prevede le tipologie edilizie, che sono sostanzialmente tre: i fabbricati, quelli che più o meno noi oggi chiamiamo gli intensivi, poi villini e giardini, che erano edifici molto signorili, molto, molto più piccoli, i quali però occupavano grandi spazi ma poca abitanti. La maggior parte della crescita edilizia del piano era affidata per i tre quarti circa alla localizzazione dei fabbricati. Ecco, adesso c'è da dire che ci fu immediatamente dopo l'approvazione del piano 1909 la contestazione da parte dei proprietari fondiari, sui quali erano previsti i villini e i giardini, che ritenevano molto poco redditizia alla previsione di questo tipo di tipologie. E lì prende piede una cosa abbastanza importante, che è l'invenzione della palazzina. La palazzina è un po' un mito della borghesia romana, è un'intensificazione del villino. Il villino ha un'altezza massima di tre piani, la palazzina quattro piani, più l'attico, sono ridotti i distacchi, non c'è il distacco sulla strada, ma comunque è ritenuta molto signorile, diventa l'aspirazione della borghesia romana. E il piano era basato su una fortissima politica fondiaria, cioè prevedeva quel criterio che poi sarà costante nei paesi
punto di vista del mestiere che faccio io, più evoluti d'Europa, cioè che le espansioni si realizzano su aree preventivamente acquisite dal potere pubblico, e intendeva avvalersi soprattutto di due importanti leggi, perché come sapete l'amministrazione Nathan coincide con il periodo dei governi Giolitti, e ci furono due importanti leggi proprio di carattere fondiario della legge Giolitti, abbastanza interessanti, se volete anche divertenti, perché affidavano la stima del valore delle aree direttamente ai proprietari, però questa stima, che diventava quella sulla base della quale venivano fissate le quote di tasse, degli oneri sociali, fiscali che dovevano pagare i proprietari, valeva anche ai fini dell'esproprio. E l'amministrazione intendeva avvalersi di questa cosa, dicendo che i proprietari dovrebbero dare l'indicazione giusta, sapendo che possono essere espropriati. Però, siccome il piano era basato sostanzialmente sui grandi espropri, e la proprietà aveva quasi in tutte le direzioni stabilito il valore minimo, viene furiosamente contestata, e poi alla fine dell'amministrazione Nathan e dell'amministrazione Giolitti questa interessante forma di controllo della rendita fondiaria sarà abbandonata. Devo aggiungere un'altra qualità del piano del 909, e che prevedeva anche la rete dei trasporti ferroviari. Mai più nei successivi piani regolatori, che poi si chiameranno generali, fino all'attuale piano del 2008, il piano del 65, il piano del 1931, eccetera, mai più ci sarà questa compresenza, che invece, anzi, doveva andare avanti degli anni con lo sviluppo della mobilità, avrebbe dovuto essere più attenta. Questa compresenza che invece c'era nel piano di Giolitti del 909. Andiamo avanti. Ecco, siamo all'esposizione internazionale del 911, siamo a 50 anni dall'Unità d'Italia, che viene festeggiata con una grandissima esposizione che riguarda due comparti urbani, a destra e sinistra Tevere. Se proiettiamo l'immagine successiva, poi semmai torniamo a questa immagine qui, ecco, si fa vedere dove sono collocate su una mappa, su una carta attuale, una foto attuale, anzi, di Roma, le due aree. Una è quella del quartiere Mazzini, l'attuale quartiere Mazzini delle Vittorie, l'altra è l'area l'area della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e delle sedi delle presenze straniere con le loro edifici destinati a funzioni culturali. Importante, non mi soffermo soprattutto su una cosa: voi vedete la connessione fra le due aree, è affidata a un ponte, che è il famoso ponte Risorgimento, che vedete rappresentato in calce nella diapositiva. Un ponte splendido, il primo ponte in cemento armato di Roma, che fu realizzato da uno degli inventori del cemento armato, che a Roma non era ancora utilizzato, ed era François N. Bic, un grande costruttore francese. Voi vedete in chiave di volta lo spessore ridotto al minimo, si può misurare in centimetri lo spessore di questa struttura, che fa di questo ponte il più bello di Roma. Andiamo avanti, perché credo di avere tempi ristrettissimi. Ecco il piano regolatore del 31, il piano regolatore del 1931, che non so perché si chiama del 31, perché in effetti l'anno di approvazione è quello successivo. Comunque passa dalla previsione del piano Nathan di 1 milione di abitanti, prevede il raddoppio a 2 milioni di abitanti, ed è realizzato prevedendo un grande viale che circonda tutta la nuova espansione della città, che prevede quelli che poi saranno i grandi quartieri della crescita anche del dopoguerra: il quartiere Tiburtino, il quartiere Casilino, il Prenestino, il quartiere Appio Latino, eccetera. Si ferma l'espansione a ridosso dell'Appia Antica, che stando alla
la carta e al piano viene quindi viene tutelata, non riguarda l'espansione neanche la villa Doria, neanche la villa Doria Pamphili. Questo piano è importante anche in questo caso per i suoi contenuti di carattere fondiario, perché anche questo piano è basato sulla previsione del forte ricorso agli espropri, che però, come sapete, non vengono realizzati. Si prevede che il piano doveva essere attuato attraverso il ricorso a piani particolareggianti, cioè piani di dettaglio che dovevano definire il sistema strutturale, le aree esattamente destinate a quale funzione, e però su aree che preventivamente acquisite dal comune. Non sarà, come sapete, credo che sappiano tutti, non sarà assolutamente così. I piani particolareggiati sono stati centinaia, i piani attuativi di queste previsioni assolutamente generiche, la mappa è molto poco chiara, quindi è difficile individuare, leggere la leggenda e le destinazioni d'uso, però tutte queste previsioni dovevano essere definite, questo è anche giusto, definite attraverso una pianificazione particolare. Già ne scaturirono centinaia di piani, però affidati al gioco della proprietà fondiaria, che furono, tra l'altro, per rendere più grave la cosa, furono ripresi anche dai piani regolatori del dopoguerra. Il piano regolatore del 1965 fa salve le previsioni dei piani particolareggiati del 1931. Comunque il piano prevedeva alcune cose interessanti. Prevedeva che al di fuori del perimetro del piano, voi sapete che a quell'ora, tra l'altro, la superficie fondiaria di Roma era molto più vasta di quella attuale, era oltre 150.000 ettari. Il piano complessivamente penso che coprirà un decimo della superficie romana. Era proibita il ricorso a attuare lottizzazioni convenzionali. In sostanza la campagna doveva restare campagna, era, come dire, la distinzione che poi si perde nel dopoguerra fra città e campagna era confermata ai tempi del piano del 31. E un'altra cosa importante è che il piano del 31 è una tappa, poi lo viviamo con l'euro, è una tappa importante del disegno di Benito Mussolini di portare Roma al mare. Andiamo avanti. Ecco, gli sventramenti. Abbiamo già parlato degli sventramenti delle ville in questa mappa che è ripresa da un disegno di Leonardo Benevolo. Voi vedete in nero, rappresentati con un nero molto forte, le grandi distruzioni del tessuto storico di Roma, distinte in due raggruppamenti, distinto quelle prima del fascismo e dopo il fascismo. Prima del fascismo credo che sia facile individuarle sulla mappa, il corso Vittorio Emanuele che... Vabbè, partiamo in alto, c'è Piazza del Popolo, e poi l'asse di Via del Corso che finisce a Piazza Venezia. Da Piazza Venezia parte il corso Vittorio Emanuele sulla sinistra a ovest della città fino al Vaticano, all'altezza del ponte di Castel Sant'Angelo. Ecco, vedete tutto lo sventramento in nero fatto da quella strada. Poi vedete anche la via Renula che collega Largo Argentina immediatamente a monte dell'isola Tiberina, dove sarà realizzato, qui non è rappresentato, il ponte Garibaldi, dal quale prenderà il via il viale Trastevere, che sarà un'altra grandissima, importantissima direttrice di espansione della città. Questi sono quelli che sventramenti almeno iniziati prima del fascismo. Il fascismo invece
si concentra soprattutto, ecco, credo che sia abbastanza visibile, il Colosseo, immediatamente a sinistra, nord-ovest del Colosseo, quella grossa macchia nera, è la grande demolizione voluta da Benito Mussolini, perché da Piazza Venezia, che si può, penso, anche rivedere abbastanza sempre alla fine di Via del Corso più o meno, voleva che da Piazza Venezia si vedesse il Colosseo. Da Piazza Venezia non si vedeva il Colosseo, c'era un grandissimo quartiere cresciuto sopra le rovine più importanti dell'Impero Romano, perché erano i fori romani, il foro di Cesare, il foro di Augusto, il foro di Traiano, il foro di Nerva, e c'era il centro direzionale dell'Impero Romano, il quale viene liberato, sventrato, comunque, per la realizzazione di questa grande strada, dell'attuale via dei fori imperiali, che doveva servire, come purtroppo, io aggiungo, ahimè, chiedo scusa di questa nettezza di giudizio, ancora utilizzata per il 2 giugno, per l'esibizione delle forze armate, cioè la stessa destinazione che aveva voluto Benito Mussolini. Questo, ecco, il fascismo soprattutto in quella zona lì, però ci sono anche altre zone. Per esempio, l'Argentino fu deciso lo sventramento negli anni proprio di Mussolini. C'è anche qua un episodio, un aneddoto, se volete, abbastanza interessante. Era proprietà l'Argentina della Società dei Beni Stabili, una delle grandi immobiliari che facevano il bello e il cattivo tempo a quel tempo. Mi sta sollecitando la nostra coordinatrice, mi sta sollecitando, racconto questa aneddoto che mi sembra importante. Fu sottoposto a Benito Mussolini che cosa se era stato scoperto, cioè i resti di età repubblicana che stanno adesso, si vedono, e Mussolini sopra alla copertina del carteggio scrisse prevalga l'archeologia. Quindi, se oggi c'è l'archeologia invece di uno di quei terribili palazzoni di quella stagione, lo dobbiamo a Benito Mussolini. Andiamo rapidissimamente avanti, facciamo scorrere rapidissimamente le immagini. Queste sono, ecco, gli sventurati abitanti dei quartieri sventrati danno origine alle borgate, perché stessa l'amministrazione comunale realizzò le prime borgate. La prima fu a Cilia, ben 15 chilometri dal centro della città. Questi poveri artigiani e lavoratori furono mandati in aperta campagna, anche lontani in genere dalle vie consolari, perché si vedessero poco. Andiamo avanti. Architetto, mi scusi, io starei ore ad ascoltarla, però mi fanno... Sì, solo un'immagine, benissimo. Solo un'immagine, rapidissimamente, due immagini dell'EUR, che è appunto una tappa importantissima dell'idea di Roma al mare. L'immagine successiva è una foto aerea, grazie. Una foto aerea che fa vedere anche la qualità insediativa. Adesso, al di là dello stile architettonico molto discutibile, la linea rossa e la via Cristoforo Colombo ha fatto, insomma, la realizzazione poi completata soprattutto con le Olimpiadi del 60 dell'Euro, ne ha fatto uno dei migliori quartieri, più civili quartieri di Roma, dotato riccamente di verde e di tutti gli altri servizi indispensabili che invece mancano nella maggior parte dello sviluppo della nostra città. Chiedo scusa se ho preso troppo tempo, grazie. Mi dispiace, perché il tempo è tiranno, davvero molto interessante. Ci sono anche nella chat diverse domande, diversi commenti per entrambi, quindi sembrava importante lasciare lo spazio agli interventi. Quest'ultimo affondo, no, sugli interventi nel corso del ventennio mi fanno pensare anche ad una recente giornata che abbiamo dedicato alla memoria dei luoghi del fascismo a Roma, che spesso suscitano, più che in Italia, all'estero. Penso al famoso articolo di Ruth Ben-Ghiat sul New Yorker del 2017, proprio riferimento
all'EUR, al Colosseo Quadrato, il Palazzo della Civiltà del Lavoro, dicevo, no, suscitano interrogativi, no, sulla quanto quei luoghi siano poi anche nel riutilizzo presenti alla memoria dei romani oltre che degli italiani. Ecco, ma non voglio poi togliere altro tempo e propongo qualche domanda. Dunque, la prima che riesco a leggere è per il professor De Lucia. Eccola qui, la via di Porta Castello che apre dal Lungotevere verso Prati, quando fu realizzata contestualmente a via della Conciliazione che taglia trasversalmente? A lei la parola. Beh, l'anno esatto naturalmente non lo conosco, ma più o meno è quella la stagione, perché è una strada fondamentale per la grande espansione di Borgo, quindi siamo in quegli anni lì, anche se, ripeto, ci fu la grande crisi edilizia che dalla seconda metà degli anni Ottanta alla fine del Novecento rallentò molto l'espansione della città, ma all'inizio del nuovo secolo in poi certamente si lavorò intensamente, tant'è vero che avete visto che nella mappa del piano regolatore del 1909 sono già tracciate, definite e realizzate probabilmente anche molte di queste previsioni. Un'altra domanda per lei, da parte di Claudia Poli Lenner: è vero o un mito che gli sventramenti di via dei Fori Imperiali erano già previsti dal piano regolatore di fine Ottocento? Sì, bisogna dire che gli sventramenti previsti, per fortuna, sono stati realizzati solo in parte, anche se, come avete visto, hanno sfigurato la nostra città. Fra questi c'era senz'altro il collegamento col centro della città del Colosseo. Però quello che qui interessa mettere in luce è la determinazione e l'impegno con il quale questo sventramento fu realizzato. Fu realizzato in sostanza in 10 anni, nel corso degli anni 20, furono demolite 5 chiese, migliaia di edifici, furono allontanati a partire da Cilia, come ho detto, e poi mano a mano negli altri quartieri gli abitanti, e da quello sventramento, questo è importante metterlo in evidenza, ha avuto origine una delle grandi piaghe della città, cosa dalla quale purtroppo io non ho fatto riferimento prima, che è l'abusivismo. A seguito, colgo l'occasione per dirlo, che a seguito dello sventramento della via dei Fori Imperiali, gli abitanti vanno nelle borgate. Esisteva durante il fascismo la legge che proibiva l'urbanesimo, una legge che però è durata a lungo nel dopoguerra, fino all'inizio degli anni 60, che significa che tutti quegli operai, le cose di cui ha parlato Cresci e di cui parlerà probabilmente anche nelle successive fasi, la crescita, i lavoratori importati soprattutto per l'edilizia, non possono avere le carte a posto, non possono neanche aspirare a un'assegnazione di case popolari. Tutto questo ha fatto nascere e legittimare in qualche modo l'abusivismo, almeno le prime fasi dell'abusivismo. Comunque la responsabilità, diciamo, di quello sventramento è tutta fascista, ancorché fosse prevista dai piani precedenti. Ecco. E do ora la parola a Lidia Piccioni, che già interveniva sulla chat, però in quanto studiosa di storia urbana ed esperta delle trasformazioni urbanistiche della città di Roma, vorrebbe intervenire direttamente. Però bisognerebbe accendere il microfono. Lidia. Vediamo, nessuna notizia dalla regia. Lidia? Dovresti sbloccare il microfono. Eccola. Sono riuscita? Sì, a te. Scusatemi. No, io volevo, come ho, diciamo, scritto nella chat,
Ho trovato ovviamente l'intervento di Massimiliano Crisci estremamente interessante e al tempo stesso, d'altra parte l'ha detto lui per primo nell'introduzione al suo intervento, colpisce sempre, no, quanto i numeri, le statistiche, appunto, quindi la lettura del quantitativo da solo possa a volte, no, portare in qualche modo degli equivoci, però ripeto, è una premessa che lui stesso poi aveva fatto al suo discorso, ed era estremamente interessante vedere nel grafico la popolazione, diciamo il movimento migratorio sulla città che crolla a zero durante la guerra, no? Ora, una delle caratteristiche uniche in qualche modo della città di Roma durante la Seconda Guerra Mondiale è che, a differenza di tutte le altre grandi città sia italiane che europee, invece di svuotarsi si riempie di profughi, no? Si riempie di profughi, tant'è vero che addirittura si arriva a valutare che subito dopo la guerra, diciamo nel 1945, la popolazione che nel 1936, come appunto ci ha ricordato bene Crisci, era arrivata a sopra il milione, nel 1945 è valutata 1.700.000 abitanti, no? Quindi c'è stato in realtà un arrivo enorme in città di immigrazione, dovuta evidentemente all'immagine di una città protetta, no? Di questo mito di Roma città aperta, che come sappiamo ormai è assolutamente solo un mito, che però era molto diffuso tra la popolazione dei territori circostanti, per cui la città è vista come un luogo salvifico, no? Dove rifugiarsi. Ecco, niente, volevo semplicemente notare come a volte, no, ci sia questa discrepanza, a volte anche eclatante, no, tra quello che ci dicono i numeri e quello che poi ci racconta invece uno studio sociale, uno studio, diciamo, più analitico, no, delle vicende della città. Grazie. Massimiliano, non so se vuole intervenire sul punto posto da Lidia Piccioni. Sì. Sì, non posso che confermare quanto da Lidia. No, sicuramente sì, le cose stanno a questo modo. Ad esempio, penso sia significativo pensare come le statistiche sulle professioni degli immigrati non rispecchino poi effettivamente quello che poi era la realtà, diciamo, palese a tutti all'epoca, nel senso che era palese che fossero giunti in città grandi masse di sottoproletari che poi andavano a svolgere le proprie attività nell'ambito dell'edilizia. Ecco, stando ai dati statistici, la percentuale degli edili tra gli immigrati non supera mai, il 12%, ecco, insomma, una quota che sicuramente è distante da quella che era la realtà. Questo proprio per i motivi detti anche da Lidia da Lidia Piccioni, proprio legati al fatto che, ecco, si trattava comunque di una popolazione, come dire, sommersa, di una popolazione che appunto non emergente, anche a causa delle leggi fasciste che appunto non facilitavano, diciamo, la loro integrazione nel tessuto sociale e produttivo della città. Mi fermo qui visto che siamo un po' in là con i tempi. Ecco, benissimo. A proposito dell'intervento di Lidia, ricordo appunto che lo stesso Calame Andrei nel suo diario annotava come a livello di sentire popolare il Papa Pio XII fosse definito il Papa antiaereo, no? Quindi con l'idea, la convinzione che potesse proteggere la città dai bombardamenti, come non fu. Allora, io non, a questo punto mi dicono dalla regia che devo chiudere, ma ringrazio moltissimo i due relatori, i loro interventi ricchi di spunti. Ci sono richieste anche di avere a disposizione la registrazione, questo sarà disponibile su roma150migrazioni.it, ma lo trovate nella chat.
Ecco, ci sono collegamenti, ho visto da varie città italiane, oltre che da Roma naturalmente, Anghiare, Pieve Santo Stefano, Bologna, altre cittadine dell'Emilia Romagna. E quindi insomma un grande successo penso del convegno, delle vostre relazioni, e do l'appuntamento praticamente subito alle 11.30 per la prossima sessione che si può seguire in diretta sempre secondo le modalità che avete utilizzato ora. E quindi ancora grazie al professor De Lucia, a Massimiliano Crisci, e buon proseguimento e buon lavoro per le altre sessioni del convegno. Grazie. Grazie a lei.